Ben ritrovati di nuovo su Review. Oggi andiamo a vedere insieme questo materassino gonfiabile marcato Unigear, acquistato su Amazon ad un prezzo competitivo di 32 euro, link in descrizione di Amazon, e vi spiego immediatamente i motivi che mi hanno spinto a comprare questo prodotto facendo una ricerca accurata che si adattasse anche alle mie esigenze, cioè il trekking. Vi dico anche che farò diverse recensioni riguardo trekking e escursionismo. Quindi, se siete interessati a questi prodotti, ma anche a recensioni di altri prodotti in generale, iscrivetevi a questo canale per non perdere le ultime recensioni. Allora, partiamo subito col dire che per fare trekking mi volevo portare dietro qualcosa che fosse leggero, ovviamente, perché quando si viaggia si deve stare sempre più leggeri possibile, ma anche qualcosa di comodo. Metterò un telo, sicuramente quelli antipioggia, sotto la tenda, di quelli ovviamente impermeabili per proteggervi innanzitutto dall'umidità generale e dal terreno. Seconda cosa, metterò questo materasso della Thermarest che vi farò vedere nella prossima recensione che uscirà, e vi lascerò magari il video il link del video in descrizione. E poi al di sopra metterò questo materassino gonfiabile, che è quello che vi faccio vedere quest'oggi. Perché quindi vado a fare questo abbinamento? Perché sono convinto che il materassino, quello della Thermarest, resta un po' più sottile e quindi un po' scomodo da dormirci sopra. Invece questo, che è gonfiabile, arriva a 5,5 cm di spessore, mi permette di avere quel comfort in più. Alla fine pesa poco, quindi l'abbinamento dei due non mi andrà a pesare troppo sullo zaino, e sono convinto che è una accoppiata vincente. Quindi andiamo subito, senza perderci troppo in chiacchiere, a vedere le caratteristiche. Poi vi faccio vedere quando è aperto. Comunque vi incomincio a dire che da aperto abbiamo 190 cm di lunghezza, 66 cm di altezza, 25 cm il cuscino, e lo spessore è di 13 cm il cuscino e 5,5 cm, come vi dicevo, il materassino. E diciamo che il cuscino ha una valvola separata dal materasso, quindi potete gonfiare il cuscino più o meno a seconda della vostra preferenza, se vi piace il cuscino un po' più soffice o meno. Io ho preso comunque il modello con il cuscino su Amazon, al link che vi lascio in descrizione trovate altri colori, e il modello senza e con il cuscino. Ho preferito prendere quello col cuscino per una maggiore comodità e non dovermi portare un cuscino aggiuntivo dietro. Quindi questo è quello che ho fatto io. Da chiuso vi faccio vedere le misure, ma come vedete, contenuto, questa è la mia mano, abbiamo 24 cm e all'incirca 11,5-12, quindi è veramente contenuto. Da chiuso, comodo il sacchettino qui in poliestere che ripara anche un po' dalla pioggia sicuramente, e qua c'è l'etichetta, e la chiusura ovviamente vi permette di tenerlo ben chiuso e eventualmente anche attaccarlo a una cinghia. Potete metterlo quindi anche all'esterno, occupa quindi poco. A livello di peso, che è quello che vi dicevo, l'ho scelto anche per il peso, che è relativamente leggero, abbiamo un peso di 546 grammi, che secondo me non è veramente tanto, anche perché i materiali sono di pregio. Adesso lo vado a tirare fuori, ma poi ve lo mostro anche da aperto, cambiando l'angolazione della camera. Come vedete c'è una fascia elastica per chiuderlo. Vi faccio vedere come appare una volta che lo andate a distendere da sgonfio. Ovviamente le valvole sono una lì e una qua del cuscino, ancora non sono andato a gonfiarlo. Poi ovviamente si gira sotto sopra. Il materiale è un poliestere 40 denari che vi aiuta, diciamo, a trattenere un po' di umidità sicuramente, e anche al tatto mi sembra buono. Qua ovviamente vedo anche che le cosiddette saldature, anche se non è corretto come termine, però comunque avete capito cosa intendo, sembrano comunque fatte bene, quindi non dovrebbe esserci una perdita d'aria. Poi ovviamente lo testerò, e l'interno in TPU vi aiuta comunque a trattenere il peso del vostro corpo. Come air value, quindi il diciamo grado di resistenza al calore, abbiamo un R1.3. più è alto questo valore, più
il materassino trattiene, o meglio evita, la perdita di calore con il terreno sottostante. Io ho ordinato, come vi dicevo, anche il thermarest da mettere sotto in, diciamo, gomma piuma, che è un R-Value 2.0, quindi abbinando 2 e 1.3 dovrei avere comunque una perdita di calore minima che mi aiuta per le tre stagioni. E poi ovviamente sotto c'è anche il telo impermeabile. L'ho gonfiato, ovviamente poi quando lo si va a gonfiare la dimensione che prima appariva molto più lunga si restringe, però la dimensione effettiva è quella che vi ho detto prima all'inizio del video. Le valvole anche sono resistenti, comode il fatto che non ritorna indietro l'aria, quindi si soffia dentro e resta all'interno. E come vedete ci sono questi diciamo camere d'aria a salsicciotto che servono per migliorare la tenuta del calore. Con 35 soffi e 7-6 soffi sul cuscino avete gonfiato il vostro materassino. Quanto ci ho messo? Ma neanche penso un minuto e mezzo. Partendo da sotto abbiamo uno spessore di 5 cm alla fine, quindi questo è quanto. Il cuscino c'è questa struttura, questa forma, e devo dire che mi sembra veramente, ho provato prima a appoggiarlo, mi sembra veramente comodo. Poi calcolate che sotto ci metto comunque, come vi dicevo, il materasso della Thermarest che mi dà ancora un comfort in più. Questo è quanto, spero che la recensione vi sia stata utile. Iscrivetevi al canale per restare aggiornati, link in descrizione, spero che possiate trovare anche voi questo prodotto al prezzo che l'ho pagato io. Se avete domande, ripeto, non esitate a pormele. Alla prossima review.